La terapia intensiva del Cardarelli tiene solo grazie ai vaccini, lo ha detto il primario Romeo Flocco in una intervista rilasciata questa mattina a Teleregione. La situazione, ha spiegato, per ora è sotto controllo, ma l'aumento delle positività tra gli operatori sanitari complica l'organizzazione del lavoro. Sono 3.321 i molisani alle prese con il coronavirus, ieri altri 207 contagi e due ricoveri in malattie infettive. Omicron avanza, il sindaco di Campobasso chiude le scuole fino al 15 gennaio, stessa decisione presa dal primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, mentre Castrataro e Isernia decide nelle prossime ore, DAD anche a Rocca Mandolfi, Trivento, Casa Calenda e Ururi. Applausi e commozione per l'ultimo saluto a Luigi Velardi, ai funerali tanti ex colleghi politici, il ricordo di Iorio, da Immo, Astore e Di Pietro. Oggi festeggia il secolo di vita il cavalier Giovanni Iovino, ex comandante della penitenziaria di Isernia. Ho fatto 30 anni di carcere, scherza ai nostri microfoni, poi confessa, non sopporto più la mascherina. E infine lo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso tra campo e mercato, Cudini alle prese con gli acciacchi di Rossetti e Tengorang, il DS De Angelis alla finestra per rinforzare la rosa. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso e tante notizie nel nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli, ma in apertura ci sono le dichiarazioni del primario di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, il dottore Romeo Flocco, che dice la terapia intensiva tiene solo grazie ai vaccini, lo ha detto in una intervista che ci ha rilasciato questa mattina. La situazione, ha spiegato, per ora è sotto controllo, ma l'aumento delle positività tra gli operatori sanitari complica l'organizzazione del lavoro. E allora, in apertura, sentiamo il servizio realizzato da Samantha Charla. Come nel resto d'Italia, anche in Molise la variante Omicron sta spingendo i contagi e con essi anche i ricoveri nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, che nel corso degli ultimi 10 giorni ha visto un incremento dei degenti. Tiene ancora, al momento, la terapia intensiva, come ha confermato il responsabile Romeo Flocco. La situazione al momento è ancora sotto controllo, diciamo, perché in terapia intensiva abbiamo 2 pazienti Covid ricoverati, pazienti che hanno patologie associate importanti, per cui sono da considerare particolarmente fragili. Sono pazienti che hanno completato il loro ciclo vaccinale, però in considerazione delle patologie associate purtroppo hanno manifestato la malattia. Mentre negli altri casi i pazienti vaccinati nella situazione attuale molto raramente manifestano la malattia se non ci sono condizioni di fragilità come purtroppo nei 2 pazienti che abbiamo ricoverato in rianimazione. L'impatto del numero crescente di positivi si comincia a sentire, vedremo l'evoluzione. Dai vaccini fino alle ultime terapie, tanto è stato fatto in questi ultimi 2 anni, ha precisato il dottor Flocco. A livello di terapia c'è stata un'enorme evoluzione, perché nel marzo 2020 abbiamo iniziato a curare una malattia sconosciuta. Adesso la malattia è assolutamente più conosciuta. Il nostro armamentario terapeutico si è arricchito. Innanzitutto, la malattia è cambiata perché la diffusione della vaccinazione, soprattutto in Italia e soprattutto, lo dico con abbastanza orgoglio, soprattutto nel Molise, la diffusione della vaccinazione ha cambiato completamente la malattia. Ormai si viaggia a centinaia di casi al giorno e il ritmo incalzante con cui Omicron avanza sta mettendo a dura prova il sistema del tracciamento. Il vero problema di questi numeri di positività da variante Omicron, il vero problema è organizzativo-lavorativo, perché tutti i positivi si assentano dal lavoro e quindi c'è un impatto notevole sull'organizzazione del lavoro in tutti i settori e quindi anche nel settore sanitario. Il test antigenico di ultima generazione ha una certa importanza e validità, nel senso che se risulta positivo
è attendibile, quindi bisogna attuare le strategie di isolamento. Questo lo dico perché per sgravare le strutture che effettuano il test, che sono sovraccaricate, perché oggi con oltre 200.000 positivi al giorno si fanno milioni di test al giorno, quindi diventa un sovraccarico enorme per le strutture dedicate. La tenuta degli ospedali e delle terapie intensive, ha poi puntualizzato e ribadito, è dovuta unicamente ai vaccini. La versione integrale dell'intervista realizzata questa mattina al dottore Romeo Flocco andrà in onda questa sera nel corso di Conto alla Rovescia. Sono 3.321 i molisani alle prese con il coronavirus, ieri altri 207 contagi e 2 ricoveri in malattie infettive. Sentite. Altre 2 persone ricoverate in malattie infettive, pazienti di Boiano e San Felice, uno non vaccinato, l'altro vaccinato con terza dose. I degenti al Cardarelli aumentano, sono 25, di cui 2 in terapia intensiva. Nell'ultimo bollettino dell'ASREM sono invece 207 i nuovi contagiati, 43 a Campobasso, 33 a Termoli, 13 a Isernia, su 1209 tamponi refertati, con il tasso di positività che scende al 17%. 9 i guariti, i molisani alle prese con il coronavirus sono 3.321. 3.802 i soggetti in isolamento. Nessuna traccia dei tamponi rapidi di farmacie e centri convenzionati. L'azienda sanitaria regionale fa sapere che saranno inseriti nei prossimi bollettini. Omicron avanza, i sindaci di Campobasso e Termoli, Gravina e Roberti hanno deciso di chiudere le scuole da lunedì. Tutti in DAD, sentite i particolari dal contributo. L'innalzamento dei livelli di contagio da Covid-19 e l'avanzamento incontrastato di Omicron stanno facendo vacillare il fronte unito della didattica in presenza. Dopo il serrato confronto tra regione e governo, l'appello lanciato da presidi e insegnanti che denunciavano poche ore fa 20.000 positivi nel personale scolastico e 300.000 tra gli studenti. Ora sono i sindaci ad assumere scelte cautelative. Prima Trivento, poi, notizia di questa mattina, Campobasso, con il sindaco Roberto Gravina che ha disposto la DAD fino al 15 gennaio per tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza prevede che restino in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità e assicura che in ogni caso sarà garantito il collegamento online con gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza. L'andamento della contagio non solo in città ma in tutta la regione sta dando dei numeri importanti anche dall'ultimo report ufficiale, quello pubblicato e anche quello di prossima pubblicazione. C'è una conferma che i casi di positività, quelli ufficiali, quindi tracciati da ASREM, sono in notevole aumento, senza contare i casi non ancora registrati perché effettuati da strutture private. Ecco perché riteniamo che una settimana, soprattutto all'indomani delle festività natalizie, dove le persone hanno evidentemente tenuto comportamenti non proprio rispettosi, riteniamo che questa settimana possa essere di aiuto per capire l'andamento epidemiologico e per adottare ulteriori provvedimenti. Va anche precisato, ci tengo a precisarlo, che lo screening per la città di Campobasso, per quanto si è tentato di immaginarlo, abbiamo dovuto per forza di cose accertare l'impossibilità di uno screening di massa su una popolazione studentesca che supera le 3.000 unità e che quindi, a differenza di piccole comunità, renderebbe il risultato spalmato, quindi su 3 giorni di screening e quindi di tamponi, vanificherebbe il risultato stesso, perché appunto le persone sottoposte a test 3 giorni prima si ritroverebbero magari il giorno in cui entrano a scuola con un caso di positività non accertato. Confidiamo quindi che questa decisione possa aiutare le autorità anche ad adottare i provvedimenti successivi proprio a salvaguardia della salute pubblica dei cittadini. Dopo Gravina, anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha preso la stessa decisione. Dunque DAD anche nel centro basso molisano.
E intanto, un po' ovunque, le amministrazioni comunali hanno previsto screening gratuiti per la popolazione scolastica. A Termoli lo screening di massa verrà effettuato domenica con test rapidi e in modalità drive-in dalle 8 alle 18 presso la sede della Misericordia che si trova in via Biferno. Screening confermato nonostante la DAD decisa da Roberti. Noi ci siamo attivati per far sì di per concepire una uno screening con test rapidi, con tamponi rapidi prima del rientro a scuola. Abbiamo voluto dare questa opportunità alle famiglie, ai ragazzi di potersi controllare rispetto a quello che è il Covid, la variante Omicron, e vedere insomma se si riescono ad intercettare casi positivi. Di DAD anche a Rocca Mandolfi, Trivento, Casa Calenda, Ururi, Guglionesi, Ripali Mosani e Montenero di Bisaccia. Ed in Alto Molise è impossibile sottoporsi a tampone rapido, la denuncia proviene dal portavoce in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, una situazione di stallo che per Greco certifica il fallimento della politica attuata dall'ASNEM. Sentite Nicola De Santis. In Alto Molise è difficile, se non impossibile, sottoporsi a tampone rapido. La denuncia proviene dal portavoce in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. Ad Agnone, ha spiegato Greco, le tre farmacie presenti non effettuano test rapidi. In Alto Molise l'unica farmacia che esegue i tamponi antigenici è quella di Poggio Sannita, chiamata a coprire un vastissimo bacino d'utenza. Sarebbe interessante capire, ha proseguito Greco, come mai sul territorio comunale di Agnone, escluso qualche medico di base, nessuna farmacia effettua i test rapidi. A questo punto sarebbe auspicabile l'intervento diretto dell'amministrazione. Quanto accade nel comune più popoloso dell'Alto Molise, tra i più flagellati dall'ultima variante del coronavirus, è a dir poco inconcepibile. L'azienda sanitaria regionale, ha concluso Greco, ha completamente perso il controllo sulla situazione dei contagi e solo ora, a distanza di 2 anni dal dilagare della pandemia, i tamponi delle farmacie saranno registrati dal sistema sanitario. L'inspiegabile ritardo con cui la stessa ASREM tenta oggi di correre ai ripari certifica in maniera evidente la dimensione di una gestione improvvisata ed inefficace, con la situazione che peggiora nelle aree interne. Nel momento più delicato della pandemia, qui in Alto Molise si arrivano a sfiorare quasi 200 contagi. Questo significa che Omicron sta letteralmente dilagando e che chiaramente si è persa la linea dei contatti. Rileva che in questa zona purtroppo c'è una sola farmacia, Poggio Sannita, che effettua i test rapidi. E intanto intendo ringraziare la dottoressa Giovanna Bartolomeo per questo servizio prezioso che sta effettuando, però qui ad Agnone nessuna farmacia effettua test rapidi. Ma cosa ancora più grave è che l'ospedale Caracciolo ancora una volta viene sottoutilizzato, umiliato, non coinvolto nella fase della gestione pandemica, perché oltre all'assenza appunto della possibilità di fare i test rapidi, anche i test molecolari vengono eseguiti sul posto solo una volta a settimana, addirittura con il sindaco che raggiunge telefonicamente ognuno dei cittadini che poi deve andarsi a fare il test molecolare. Questo è assolutamente inaccettabile, perché è vero, può servire per tamponare la situazione d'emergenza, ma l'ASREM deve assolutamente farsi carico dell'assistenza ai cittadini delle aree interne della regione. La sensazione è quella di essere stati completamente abbandonati, mentre qui bisogna intensificare lo screening, soprattutto con i test molecolari e appunto far sì che i cittadini possano effettuare anche i test rapidi qui ad Agnone, perché la situazione dei contagi è realmente fuori controllo. Bisogna chiaramente riconoscere che oggi il virus fa meno paura grazie al vaccino, ma questo non ci deve far abbassare la guardia, perché il momento continua ad essere assolutamente delicato. Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, informa la cittadinanza che l'intervento sul territorio per le vaccinazioni a domicilio programmato per domani è stato
annullato. Non appena ci sarà una nuova comunicazione, aggiunge Ricci, la stessa sarà immediatamente resa nota. E sempre il sindaco Ricci informa che dal 10 al 12 gennaio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16 è stata programmata in Masserie La Corte, Piazza Madonna di Fatima, una giornata per effettuare lo screening mammografico della neoplasia della mammella per le donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni, le donne che non hanno avuto la comunicazione da parte di ASREM, ma che hanno un'età compresa appunto tra i 50 e i 70 anni di età, possono presentarsi direttamente sul posto per effettuare lo screening. La cronaca: è trascorso un mese da quando si sono perse le tracce di Incoronata Sebastiano, la 72enne che viveva sola a Boiano e che è stata vista per l'ultima volta la mattina del 6 dicembre scorso mentre camminava sulla statale 17 a poca distanza dal centro abitato di Boiano. I familiari dell'anziana non si arrendono e anche durante i giorni di festa appena trascorsi hanno continuato le ricerche e hanno lanciato un nuovo appello. Chiunque l'ha vista o può fornire notizie, contatti i carabinieri. Della donna finora non sono state trovate tracce, la sua scomparsa resta un mistero senza piste privilegiate rispetto ad altre. Incoronata Sebastiano viveva sola in un appartamento alla periferia di Boiano dopo essere rimasta vedova. L'allarme per la sua scomparsa fu dato da una conoscente che non la trovò in casa. Solo nei due giorni successivi il fratello e le sorelle vennero a conoscenza dell'accaduto dai mezzi di comunicazione. Al momento della scomparsa la donna, che è alta 1,55 m e di corporatura esile, ha i capelli brizzolati a caschetto e gli occhi castani, indossava pantaloni blu e un giubbotto grigio. Nel mese di dicembre decine di uomini tra vigili del fuoco, carabinieri e volontari insieme ai familiari della donna hanno partecipato alle ricerche, per le quali sono stati utilizzati anche un drone e i cani addestrati per la ricerca di persone scomparse. Il Comune di Termoli ha siglato l'accordo con GTM per l'implemento delle corse del trasporto urbano. Tra le novità anche un nuovo terminal a Piazza Garibaldi, nuove pensiline e biglietterie elettroniche. Ci riferisce tutto Andrea Veltoro nel suo servizio. Da lunedì prossimo a Termoli aumenteranno le tratte di percorrenza del trasporto pubblico urbano, lo ha annunciato l'assessore ai trasporti Vincenzo Ferrazzano in base a quanto prevede il nuovo project financing siglato con la GTM. Alla conferenza stampa presenti anche Sandro De Rosa, responsabile dell'azienda, e il direttore amministrativo Cinzia Maciariello. In programma anche la realizzazione di un nuovo terminal bus automatizzato a Piazza Garibaldi e una rotatoria in via Martiri della Resistenza all'altezza dell'attuale terminal degli autobus. In base al progetto saranno anche sostituite le pensiline delle fermate e saranno messi a disposizione nuovi mezzi elettrici per le zone del centro città, il tutto da realizzarsi in un massimo di 10 anni. Nell'immediato invece saranno aumentate le percorrenze del trasporto urbano in base ai nuovi chilometraggi previsti. Con l'incremento si arriverà a 700.000 chilometri annui e quindi rispetto a quanto già previsto ci sarà un aumento di circa 61.000 chilometri. La GTM, di comune accordo con l'amministrazione comunale, ha pensato anche di andare incontro agli utenti delle periferie a più ampia densità di popolazione, costretti a volte a lunghe percorrenze per raggiungere il centro e l'ospedale San Timoteo. Nel corso del tempo è infine previsto l'adeguamento del parco macchine, lo sviluppo della zona del parco comunale e le biglietterie elettroniche da dislocare nei diversi punti della città. In base al nuovo contratto che è stato stipulato con la ditta che si è aggiudicato il progetto per il trasporto urbano, da lunedì, in occasione della riapertura delle scuole, inizieranno i nuovi servizi del trasporto urbano. Noi avremo un incremento chilometrico annuo di 60.000 chilometri. Attualmente la Regione Molise riconosce al Comune di Termoli 640.000 chilometri annui. Con questo nuovo contratto i chilometri saranno portati a 700.000. Qual è stato il principio di questo incremento? Cioè quello di servire i quartieri
periferici che attualmente sono sprovvisti di servizio. Mi riferisco in particolare al quartiere di Via dei Pruni e quello di Via delle Tamerici. Inoltre saranno incrementate delle corse per l'altro quartiere periferico, che è quello di Colle della Torre. E poi abbiamo creato delle code a delle linee già esistenti che passavano per i quartieri della zona di Porticone e di San Pietro, che per poter raggiungere l'ospedale i cittadini dovevano arrivare a Piazza Stazione, scendere, prendere un nuovo bus e andare in ospedale. Anticipo del carburante agevolato per il 2022, buone notizie per le aziende agricole molisane, è possibile presentare la richiesta a contributo già dal prossimo 10 gennaio. L'assessore regionale all'agricoltura rende noto che è stato autorizzato per le ditte che ne fanno richiesta la concessione provvisoria di carburante agevolato nella misura massima del 50% sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell'anno 2021. Anche in questo caso, ha dichiarato l'assessore Nicola Cavaliere, siamo riusciti ad anticipare i tempi, le criticità oggi sono purtroppo diverse, ma le aziende, è giusto ribadirlo, non saranno lasciate sole e garantiremo sempre tutto il supporto possibile. Ora andiamo a Campomarino, dove ieri c'è stato l'ultimo saluto a Luigi Velardi, il ricordo degli ex colleghi politici. Andrea Berto. Una persona onesta, attaccata alla sua terra e che non trascurava mai di intervenire appena era possibile. Queste sono solo alcune delle parole dedicate a Luigi Velardi, scomparso lo scorso 5 gennaio. Ieri a Campomarino ai funerali, nella chiesa Santo Spirito, che ha accolto familiari, amici e tanti colleghi della politica che hanno percorso con lui l'esperienza in consiglio regionale, nelle amministrazioni locali. Bancario di professione, Velardi è stato consigliere di amministrazione della Banca Popolare del Molise, poi consigliere al comune di Campomarino e al comune di Termoli. Nei suoi anni in politica ha ricoperto l'incarico di presidente della quarta commissione consiliare e quello di assessore regionale alle politiche per la salute. In molti ricorderanno il suo impegno anche come assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti. L'ultima legislatura nel 2011 al fianco di Michele Iorio, proprio l'ex presidente della regione ha voluto ricordarlo con queste parole a margine della Santa Messa. Ricordo di un amico sincero, vero, di quelle persone che poche volte si incontrano nella vita. Ho avuto con lui una lunga frequentazione, anche una collaborazione importante in giunta regionale. È stato mio assessore, tra i più validi. Persona onesta, attaccata alla sua terra, alla sua comunità di Campomarino. Commozione anche nel ricordo degli amici e colleghi presenti. Ma il rapporto di amicizia familiare che c'era. Ci sono tanti aneddoti che potrei ricordare, visto che siamo nel periodo di Natale, era la persona che quotidianamente portava alla mia mamma un piccolo segno. Mi sembra una persona molto, molto impegnata nel sociale, soprattutto insieme all'impresa molisana, agli imprenditori, è stato sempre vicino. Ricordo sempre, anche per motivi familiari, che è stato sempre, sempre vicino a consigliare. Un ricordo sarebbe riduttivo, con lui ho passato anni bellissimi, ho combattuto battaglie durissime, ha preso decisioni anche impopolari, però di lui porto un ricordo indelebile, che è quello della sua signorilità in tutte le cose. A salutare per l'ultima volta Luigi Velardi anche il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri, che ha ricordato anche le battaglie a difesa del territorio basso molisano. Se ne va una persona buona, una persona gentile, un vero signore che ha dedicato la sua vita al bene di questa comunità, sicuramente. Perdiamo tanto, e anche il suo modo di, il suo insegnamento è stato quello di una vita tranquilla, un fervente cattolico, osservante, ripeto, una persona buona e gentile. Ed oggi festeggia il secolo di vita il cavaliere Giovanni Iovino, ex comandante della penitenziaria di Isernia. Ho fatto
30 anni di carcere, scherza ai nostri microfoni, poi confessa: non sopporto più la mascherina. Lo ha intervistato Nicola De Santis, sentite. Giovanni Iovino è nato il 7 gennaio del 1922, 3 anni dopo la fine del primo conflitto mondiale. Oggi ha festeggiato il secolo di vita abbracciato virtualmente da parenti ed amici, nel tabacchi di San Lazzaro gestito dalla sua famiglia. Nessun brindisi, nessuna stretta di mano, nessun abbraccio, come pure richiederebbe l'ambito traguardo. Il Covid ha costretto il cavalier Iovino a rinviare i festeggiamenti a tempi migliori. Nel tabacchi c'è comunque una torta dominata da 3 numeri per ricordare il secolo di vita di Giovanni, che saluta i numerosi clienti. Napoletano di nascita, ma molisano d'adozione, Giovanni Iovino è giunto a Isernia negli anni 50 per motivi di lavoro. Maresciallo scelto della penitenziaria, ha diretto fino al 1977 il carcere di Isernia, prima a Santa Maria delle Monache, poi a Ponte San Leonardo, nell'attuale sede della struttura penitenziaria. Nel 1971 fu nominato cavaliere dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. A festeggiare Giovanni Iovino anche la comunità di scacchisti molisani, per la quale il cavaliere è stato un riferimento. Gentile ed elegante nei modi, ancora elegantissimo nel vestiario e nel portamento, è stato un padre, un marito ed un nonno esemplare, indicando la retta via prima ai figli, poi agli 11 nipoti, infine ai 9 pronipoti. Cavaliere, come si sente? Sento normale come sempre. Emozionato? Un po' c'è, un po' di emozione oggi che c'è, però non tanto. Del suo lavoro cosa ricorda? Ricordo solo che ho fatto 30 anni di carcere, io dico sempre 30 anni di carcere. Ho fatto 30 anni di carcere e sto facendo. Ho avuto qualche disturbo fisico, qualche disturbo, ma adesso mi sento normale. La seconda guerra mondiale la ricorderà sicuramente. Stiamo attraversando la terza guerra mondiale con la pandemia. Ah, questa è quella della pandemia, mi dà molto fastidio. Mi dà molto fastidio perché. Non mi piace, insomma, non vedo l'ora di togliere questo fastidio. Come si fa ad arrivare a 100 anni? Io mi sento bene, mi sento sempre bene, prendo qualche pillola per la pressione, però mi sento normale. I ragazzi proprio più giovani, devo dire che non devono abusare di qualsiasi cosa, moderare tutti i loro passaggi, moderare, non esagerare, e loro si troveranno bene. Auguri anche dalla redazione al cavaliere Giovanni Iovino. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Campobasso, Mario Annuario, denuncia il problema dell'abbandono dei rifiuti, che è sempre più frequente, soprattutto laddove i cittadini sono chiamati alla raccolta differenziata, considerando, dice Annuario, che a distanza di oltre 5 anni dal lancio ancora non è completata. Ci sono diverse zone, soprattutto nel centro storico, dove da diverso tempo si verifica un fenomeno spiacevole, quello dell'abbandono dei rifiuti, peraltro segnalato quotidianamente dai residenti, che a volte si ritrovano i rifiuti davanti alle proprie abitazioni. Annuario chiede all'amministrazione comunale di attivare maggiori controlli anche alla luce del regolamento comunale relativo alle fototrappole. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 8 gennaio. Sul Molise una circolazione depressionaria porterà con sé instabilità e locali rovesci, specie nella prima parte della giornata. Venti moderati, mare molto mosso, queste le temperature nel dettaglio. Campobasso minima 2, massima 5, Isernia minima 1, massima 7, Termoli minima 8, massima 11, Venafro minima 2, massima 8 gradi. Davvero tutto per questa edizione, ora linea alla regia consigli per gli acquisti tra pochissimo. La pagina sportiva, restate con noi.
La pagina sportiva, iniziamo con il calcio, con la Lega Pro, Campobasso tra campo e mercato, piccoli acciacchi per Rossetti e Tengorang, domani ultimo allenamento prima del rompete le righe con la truppa rosso-blu che si ritroverà a Vinchia Turo martedì prossimo. Nel frattempo il DS De Angelis è alla finestra a caccia degli acquisti giusti, sentite. Domani l'ultima seduta della settimana, poi il rompete le righe. Martedì il ritorno a Campobasso e l'inizio dei nuovi lavori. I rossoblù si allenano e attendono decisioni da parte della Lega Pro, che sta valutando la possibilità di far slittare al 23 gennaio la ripresa dell'attività. Novità arriveranno nei prossimi giorni. Nel frattempo Cudini lavora con i suoi con l'obiettivo di recitare un gran girone di ritorno per raggiungere la salvezza il prima possibile. Recuperato Di Francesco, l'attaccante si allena con il gruppo, sedute differenziate per Rossetti e Tengorang, badate bene, nulla di preoccupante, solo piccoli acciacchi. Infine il mercato, il DS Stefano De Angelis è alla finestra, la quarta ondata ha rallentato tutto, riferisce a Teleregione, sarà un mercato di scambi, stiamo facendo delle valutazioni con l'obiettivo di rinforzare il gruppo. Lasciamo il Campobasso, scendiamo in Serie D, altro che salvezza, il Vasto Girardi sogna i playoff, sentite. Le tre vittorie casalinghe consecutive contro Nereto, Fano e Trastevere hanno cambiato il volto alla stagione del Vasto Girardi, che ora sogna i playoff, mentre fino a un mese fa era invischiato nella lotta per evitare di partecipare alla lunga e faticosa fase post-season per restare in categoria. Il cammino è ancora lungo e le insidie sono ancora tante, ma il 3-1 rifilato al Trastevere tra le migliori formazioni del girone che punta al salto di categoria testimonia una crescita generale, una maturazione di tutto il collettivo che lascia ben sperare che potrebbe rappresentare la base per una seconda parte di stagione esaltante con la prospettiva di mettere al sicuro la salvezza il prima possibile e in seconda battuta sognare qualcosa di più importante. Nell'ambiente c'è grande entusiasmo e ora Ruggeri e soci sono attesi da due settimane di duro lavoro, complice la pausa Covid, tempo che il tecnico sfrutterà per recuperare gli infortunati, vedi Prado, e per mettere benzina nel motore di una squadra che vuole essere protagonista e ritagliarsi il ruolo di rivelazione del raggruppamento. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per aver prestato ascolto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.